Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo ancora dell'emergenza sanitaria. I contagi iniziano a scendere un po' in tutta Italia, anche nella nostra regione, ma con il Natale alle porte bisognerà prestare massima attenzione. Vedremo anche quali saranno in via ufficiale le regole per il Natale nel prossimo DPCM. Il professor Jacopo Vecchietti, che dirige la clinica di malattie infettive dell'ospedale di Chieti, parla ai nostri microfoni anche dell'arrivo del vaccino che da anno nuovo potrebbe cambiare un po' le carte in tavola e si spera farci uscire tutti dal periodo emergenziale. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. La discesa costante dei contagi è sicuramente una bella notizia per la nostra regione e in attesa di un calo significativo anche dei ricoveri, l'Abruzzo spera al più presto di uscire dalla zona rossa. Ma c'è il Natale alle porte, ma anche l'arrivo in Italia nei prossimi giorni delle prime dosi di vaccino e questo è sicuramente un altro fattore rilevante, come spiega ai nostri microfoni il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, Jacopo Vecchietti. Ma a me sembra che a livello nazionale ci sia un miglioramento dei dati ed è un miglioramento che mi pare di poter dire anche qui da noi in Abruzzo. Purtroppo, forse non in tutte le province, è un po' a macchia di leopardo, però in linea di massima mi sembra che stiamo notando, probabilmente anche in virtù di queste restrizioni date nei giorni precedenti, un miglioramento. Sono dell'idea che le manovre di contenimento, che sono così impattanti sulla qualità della vita, di molte persone, poi hanno un riverbero assolutamente positivo che le tutelano dal contagio con questo virus che si trasmette attraverso il passaggio da persona a persona. Credo che se in questo momento noi stiamo vedendo una riduzione del numero dei contagi è in virtù di quelle misure intraprese. Rimane il fatto che al di là di quelle che saranno le aperture, io mi auguro che, vista l'esperienza così devastante avuta quest'estate, ognuno di noi, cioè le persone, vadano oltre il dispositivo del governo. Ci vuole un atteggiamento di grande prudenza che tutela noi e chi è vicino a noi, che sia fragile o meno fragile. Il Natale vedrà comunque inevitabilmente delle riunioni di famiglia, seppur ridotte, c'è preoccupazione per quello che potrà accadere dopo. Guardi, io queste sono precauzioni che, ripeto, debbono essere prese in virtù del fatto che un evento così bello ed emozionante come il Natale non deve trasformarsi in un problema di salute per nessuno. Quindi ognuno di noi, al di là del dispositivo, di questi benedetti DPCM, deve avere una capacità di leggere qual è il rischio e comportarsi di conseguenza. In termini assoluti, io sono assolutamente favorevole, alla vaccinazione, non solo ovviamente per il Covid. Al momento capisco alcune perplessità perché molte delle notizie che noi abbiamo sono legate alle agenzie di stampa, che sono legate alle aziende che producono il vaccino, però credo che noi abbiamo degli organi regolatori che tutelano in termini di validità e sicurezza. Quindi da questo punto di vista, quando le organizzazioni europee e nazionali daranno l'ok per la distribuzione, credo che tutte le perplessità possano essere assolutamente risolte. E lo sapete, ormai da qualche giorno sono disponibili in farmacia i test sierologici, anche se non in tutte le farmacie nello stesso momento è possibile eseguire perché ci sono ancora dei ritardi, però andiamo a Teramo adesso, nella farmacia di Piano della Lenta, una delle poche farmacie a Teramo che al momento esegue i test. Sono stati oltre 80 gli esami e tante le prenotazioni per i prossimi giorni. La legge impone alle farmacie di predisporre un doppio ingresso per gli utenti e non tutte hanno locali adeguati, ecco perché dei ritardi. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli.
Da due giorni è partito in Abruzzo lo screening di massa con l'esecuzione di test rapidi sierologici nelle farmacie. A Teramo pochissime quelle già operative. La difficoltà è nella logistica dei locali. Per legge bisogna avere a disposizione un doppio ingresso per la popolazione che si sottopone al test. La farmacia teramana, che sin dal primo giorno ha effettuato i sierologici in città, è quella della dottoressa Daniela D'Onofrio a Piano della Lenta. Quasi 100 gli esami già eseguiti e tantissime le prenotazioni. Ci siamo organizzati organizzando appunto una struttura a parte con un'entrata a parte, questo per evitare eventuali contagi con gli altri utenti. Abbiamo quindi fatto un servizio di prenotazioni in modo tale che ogni utente ha un servizio ogni 10 minuti, questo sempre per evitare il sovrapporsi della clientela e ci è sembrato un servizio importante da fare per la nostra popolazione e ci permette di fare uno screening iniziale molto importante. Quanti test avete fatto fino adesso? Allora, nella prima giornata ne abbiamo fatti più di 50 e appunto abbiamo una forte prenotazione, una forte richiesta di questo servizio. Il test rapido è praticamente indolore. Dopo soli 10 minuti l'utente ha una risposta certificata che il farmacista trasmette all'ASL di appartenenza. Quanto dura fare un test? Il test è semplicissimo, viene effettuato mediante pungidito, un esame simile a quello della glicemia per capirci. Viene raccolta una piccola gocciolina di sangue e nel giro di 10 minuti si ha l'esito del sierologico. Viene immediatamente consegnato il referto al paziente con allegato una piccola leggenda mediante la quale il paziente può capire qual è la sua situazione, perché c'è molta confusione anche sull'argomento, quindi noi per lasciare sempre il cliente con le idee chiare alleghiamo al referto una piccola leggenda per farlo sentire al 100% sicuro della sua situazione. Cosa accertate con questo test? Con questo test noi andiamo a rilevare la presenza di anticorpi, cioè noi riusciamo a dire se questa persona è entrata in contatto o meno con il virus. Qualora l'esito dovesse essere negativo, il paziente ha tre scenari possibili, quindi o non è entrato a contatto con il virus, o questo contatto è stato troppo recente e quindi il suo corpo non è ancora riuscito a produrre gli anticorpi, oppure il livello di anticorpi da lui prodotti sono talmente bassi che il test non li rileva. In questo caso il paziente può andare a casa e continuare la sua vita di prima. Qualora invece dovesse essere positivo o alle IgM o alle IgG, deve comunque avvertire il suo medico di famiglia e deve effettuare un tampone per avere proprio una certezza assoluta della sua situazione. Altro tipo di screening, quello con i tamponi rapidi antigenici che si sta conducendo nell'Aquilano, ad Avezzano da domani si potranno effettuare i test per individuare soprattutto positivi e asintomatici. La campagna che, come detto, sta coinvolgendo tutto il territorio aquilano, che adesso si estende anche all'Aquila, Avezzano per l'appunto e Sulmona, finora ha scovato lo 0,5% di positivi rispetto alle analisi condotte. Sentiamo Luca Pulsoni. 20.000 tamponi rapidi antigenici in 13 postazioni per uno screening che mira a raggiungere circa il 42% della popolazione di Avezzano. La campagna di test scatterà nel capoluogo marsicano venerdì 4 dicembre e si concluderà domenica 6. Potranno sottoporsi al tampone tutti i residenti e domiciliati nel comune di Avezzano. Per accedere allo screening i cittadini dovranno presentarsi in uno dei punti di prelievo con un documento d'identità, la tessera sanitaria e il modulo scaricabile sul sito dell'ente comunale. I pazienti saranno contattati dagli operatori sanitari soltanto in caso di riscontrata positività. I punti di prelievo, che si aggiungeranno ai tre drive-thru già operativi in città, saranno attivi dalle ore 9 alle ore 19, attivata anche una postazione alla clinica di Lorenzo che metterà a disposizione 500 tamponi rapidi. L'operazione sarà messa a punto dal comune di Avezzano con il COC all'ex Montessori come quartier generale sotto la direzione della Protezione Civile, supervisione affidata alla regione. Finora accertati 93 positivi su circa 20.000
2000 test effettuati nella provincia dell'Aquila, dati in linea con le aspettative, in attesa dei risultati nei tre centri principali, vale a dire Avezzano, Sulmona e L'Aquila. Siamo intorno allo 0,5%, per cui abbastanza in linea con quelle che sono le previsioni. Ci saremmo aspettati una partecipazione più elevata da parte della collettività, però non è detto, perché in realtà questa settimana è una settimana decisiva, iniziamo con Avezzano, con L'Aquila, con Sulmona, per cui è un dato, diciamo così, relativamente significativo. E notizia di poco fa, cambiamo argomento, il TAR del Lazio ha dichiarato illegittimo l'annullamento d'ufficio con cui il Ministero dell'Ambiente aveva azzerato la gara d'appalto dal Ministero aggiudicata anni prima sull'area delle discariche abusive a nord dello stabilimento di Bussi sul Tirino. Il TAR ha così accolto i ricorsi di Regione Abruzzo, Arta, Comune di Bussi e dell'aggiudicataria Decdeme con una decisione che si conclude con la condanna dello Stato a 15.000 euro di risarcimento per quanto riguarda le spese legali. I giudici amministrativi parlano addirittura di sviamento di potere per qualificare la condotta del Ministero dell'Ambiente, ed è arrivata poco fa anche la nota del governatore della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, che commentando questa sentenza dice: si tratta di una sentenza importante che conferma la posizione della Regione Abruzzo tesa a bonificare la discarica nel più breve tempo possibile. Adesso, dice ancora Marsiglio, bisogna riavviare subito il discorso politico istituzionale attraverso il confronto fra regione, province e comuni interessati, in particolare con quello di Bussi, e poi il ringraziamento ai legali che hanno condotto questa battaglia al TAR. E noi adesso proseguiamo con un'altra notizia che invece riguarda la Val Vibrata, una notizia di cronaca, perché la Guardia di Finanza della Tenenza di Nereto ha individuato 6 imprese responsabili di aver violato le specifiche disposizioni di legge emanate nel comparto commerciale. Complessivamente sono 18 le persone impiegate completamente in nero che sono state individuate, fra queste un soggetto che percepiva il reddito di cittadinanza e che dunque approfittava, secondo i finanzieri, di tale situazione per avere il duplice vantaggio di non pagare alcuna imposta sul reddito percepito e d'altra parte di arrotondare incassando il nero e incassando il beneficio di legge. Oltre ad impiegare i lavoratori in maniera irregolare in 4 aziende della Val Vibrata, nei comuni di Corropoli, Colonnello e Sant'Omero, le Fiamme Gialle hanno anche riscontrato il mancato adempimento delle disposizioni volte al contenimento del Covid-19. Per tutte e 6 le società è stata inoltrata segnalazione all'Ispettorato del Lavoro di Teramo per l'esecuzione del provvedimento di sospensione dell'attività e per la contestazione della relativa violazione amministrativa nei confronti delle aziende. È stata disposta la chiusura provvisoria dell'attività per 5 giorni. Andiamo avanti ora con il nostro telegiornale, ci occupiamo di scuole e di edilizia scolastica. Un maxi finanziamento è in arrivo per la provincia di Pescara da parte del Ministero della Pubblica Istruzione. I 5 milioni e mezzo di euro serviranno per interventi di manutenzione straordinaria negli istituti superiori. Stefano Recanati. Ammonta a 5.604.000 euro il maxi finanziamento erogato dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'edilizia scolastica, che permetterà alla provincia di Pescara di eseguire lavori di manutenzione straordinaria su decine di istituti scolastici dove saranno effettuate opere che non sono state coperte dai fondi del Masterplan. Gli interventi riguarderanno lavori di manutenzione straordinaria degli istituti scolastici del Comune di Penne, ossia il Luca da Penne, il Mario De Fiori e il Marconi, per 1 milione di euro, con la manutenzione straordinaria in area di edilizia e degli impianti, e interventi su elementi non strutturali dei solai per le criticità segnalate a seguito di indagini diagnostiche. 2 milioni e mezzo di euro sono destinati agli interventi di straordinaria manutenzione del liceo scientifico Da Vinci di Pescara e dell'istituto Cupari di Alanno, dove è prevista la riqualificazione edilizia straordinaria e il rifacimento degli impianti. Quasi 1 milione e 200 mila euro saranno invece spalmati sul liceo classico D'Annunzio, il liceo scientifico Galilei, il liceo artistico Coreautico
Francesco Misticoni Belisario, l'Istituto Tecnico per Ragioniere e Geometri Acerbo e l'Istituto Alberghiero Ipsar De Cecco di Pescara e lo Spaventa di Città Sant'Angelo, sempre per la manutenzione straordinaria di edilizia e impianti. Ancora 1 milione di euro andranno agli istituti a Terno Mantone, sede storica, e all'Ipsar De Cecco di Pescara per consentire interventi su elementi non strutturali dei solai per criticità emerse in seguito alle relative indagini. La delibera è stata approvata nei giorni scorsi dall'intero Consiglio Provinciale. Inaspettato, comunque importante. Importante perché? Perché sono fondi al di fuori, fondi strutturali che servono per ampliare o adeguare sismicamente le scuole. Questi sono fondi che comunque ci facciamo quei piccoli lavori di manutenzione straordinaria in cui le scuole servono, le palestre soprattutto, i laboratori, che abbiamo dei laboratori o delle palestre dove ci sono infiltrazioni di acqua, e con questi fondi possiamo intervenire. Devo ringraziare pubblicamente tutti i dirigenti scolastici perché hanno fatto un lavoro egregio, e anche gli insegnanti. Una mia valutazione personale, ritengo che il luogo più sicuro è proprio la scuola per i ragazzi, e questo è molto molto importante. La presenza a scuola dipende dal comitato tecnico scientifico e dipende dalla curva epidemiologica, ma spero che a breve si possa tornare in presenza, perché è vitale ed importante per i ragazzi relazionarsi direttamente a scuola. La Filcam CGIL di Teramo ha annunciato per il prossimo 15 dicembre lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici del servizio mensa nei 4 presidi ospedalieri del Teramano. Il sindacato denuncia il mancato pagamento degli stipendi da parte dell'azienda PAP che ha l'appalto della ristorazione nei nosocomi dell'ASL di Teramo. Una vicenda drammatica già denunciata da tempo. Vediamo. Sono quasi tutte donne, sono loro ad assicurare i pasti caldi nei 4 ospedali teramani anche durante il Covid-19. Eppure non vengono retribuite dal mese di settembre dall'azienda PAP di Teramo, dalla quale dipendono. È la denuncia grave che lancia la Filcams CGL di Teramo e che a causa di tutto ciò annuncia uno sciopero del servizio mensa nei nosocomi dell'ASL di Teramo il 15 dicembre prossimo. Il sindacato ricorda che già il 27 marzo 2020, in piena pandemia, queste lavoratrici e lavoratori hanno dovuto mettere in scena un flash mob con cartelli di protesta su tutti e 4 i presidi ospedalieri di Teramo per lamentare ancora il ritardo degli stipendi. Ad oggi nulla è cambiato. L'incertezza di ricevere una retribuzione crea in loro incertezza nei pagamenti di mutui, finanziamenti, spese per le scuole dei propri figli, bollette, spese correnti. Alcune lavoratrici sono state costrette, e lo sono tuttora, a rivolgersi alla Caritas perché non riescono a mettere niente in tavola. Eppure, continua la Filcams CGL, siamo in provincia di Teramo. Si tratta di un appalto pubblico, ma ancora oggi non si trova una soluzione. Come organizzazione sindacale chiediamo alla ASL il pagamento diretto degli stipendi e, nonostante avessimo descritto perfettamente le condizioni in cui versano le lavoratrici e i lavoratori, l'azienda PAP non ha fornito nessuna rassicurazione sul pagamento immediato dello stipendio. Per queste ragioni, conclude il sindacato, il 15 dicembre ci sarà lo sciopero su tutti e 4 i presidi ospedalieri teramani, con conseguente disservizio, vista anche l'attuale situazione emergenziale. Prosegue con successo l'esperimento del Teatro Marucino di portare la lirica nelle case degli abruzzesi attraverso la TV. Soddisfatto il presidente dell'ente teatrale Cristiano Sicari, che ha annunciato anche lavori all'interno del teatro per il nuovo anno. È stata un'iniziativa, diciamo, condizionata dalla decretazione d'urgenza, però come sempre nei momenti di difficoltà si trova qualcosa in più da fare, e il bello di questa situazione è stato trovare
il privato, cioè le emittenti private che fanno un servizio pubblico a fianco al teatro. Credo che sia uno degli esperimenti più riusciti della pandemia, che la pandemia ci ha prospettato, e il fatto di aver portato un momento di sollievo al pubblico è stato un dato importante. Però mi consente di dire che il dato più importante che abbiamo raggiunto con questa operazione è quella di aver fatto lavorare le maestranze del teatro, gli operatori della cultura. E quando parlo di operatori della cultura non mi riferisco soltanto ovviamente ai cantanti, ai musicisti, ai registi che naturalmente devono lavorare, ma a tutto un indotto di lavoratori che hanno potuto così guadagnare il giusto loro compenso, che altrimenti non avrebbero potuto portare a casa. Cosa succede dal 2021 è veramente complesso dirlo. Abbiamo una grande speranza, abbiamo speranza che tutto lo sforzo che la comunità scientifica sta mettendo in campo per risolvere i problemi derivanti dalla pandemia porti frutto. Il teatro comunque non si è fermato, e anche, abbiamo appena detto, grazie anche all'intervento della televisione, e non si fermerà. L'unica questione da quale dobbiamo prendere atto è che adesso il teatro chiuderà per 4-5 mesi, perché sono in programmazione, erano già programmati, e quindi diciamo che la sofferenza è minore. Erano programmati lavori per la risistemazione della platea, il cambio delle sedie di platea e il palco, e la realizzazione di un ascensore nel vano scale dell'ingresso degli artisti per consentire anche ai diversamente abili un accesso più favorevole al teatro, che sono lavori programmati e finanziati dal Ministero dei Beni Culturali sotto la conduzione della Sovrintendenza dei Beni Culturali, e anche questa è l'occasione per ringraziare la dottoressa Mencarelli che ha sostenuto questo progetto e che porteremo a termine entro maggio del 2021. E a proposito di opera lirica, questa sera alle 20:15 sulla nostra emittente andrà in onda proprio dal Teatro Marucino l'opera Buffa il barbiere di Siviglia di Rossini. Così prosegue, come avete sentito, l'esperimento della lirica sulle emittenti locali, in particolare sulla nostra emittente. L'opera sarà poi replicata sabato alle 15 e martedì alle 7:30. La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo ha organizzato un ciclo di webinar per analizzare il Covid e le sue conseguenze per prospettare il futuro nel dopo emergenza. Vediamo. Comprendere il presente e dare forma al domani è lo slogan e l'obiettivo degli incontri, ciascuno dedicato ad un tema diverso, di Ne parliamo di venerdì, un ciclo di webinar promosso dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione, che nel mese di dicembre prevede tre appuntamenti, il 4, l'11 e il 18, per poi riprendere a gennaio dopo le feste di Natale. Le conferenze potranno essere seguite attraverso la piattaforma Google Meet. Il sottosegretario la cultura ha fatto una sorta di appello agli intellettuali per creare una sorta di vaccino intellettuale anche alla pandemia, e questa è un po' la nostra risposta. Ne parliamo considerando che il Covid, immaginando o interpretando il Covid come una sorta di apocalisse, ma in senso letterale, cioè di rivelazione di processi che erano già in corso in precedenza e che ovviamente si sono amplificati con la situazione particolare in cui viviamo. Come detto, si parte domani con il primo seminario Teatri e Auditorium, ripensare la pratica e la funzione delle arti collettive. E per questa occasione ho pensato di invitare un collega dell'Università di Pavia, che è uno dei massimi esperti italiani di teatro sociale, vive da vicino, osservatore di una esperienza di rifunzionalizzazione in qualche modo delle arti collettive. E insieme a lui una regista e autrice, Loredana Scaramella, collaboratrice di, ahimè, compianto Gigi Proietti, e infine Margherita Di Marco dell'Associazione Culturale di Merli Bianchi, che opera da Giulianova su gran parte del territorio abruzzese, proprio perché forse questa situazione per le arti collettive vorrà dire recuperare il locale.
Il ciclo è suddiviso in due gruppi. Il primo si intitola Le cose di prima, le cose di dopo. Il secondo prende il nome di Società, media e potere nell'era digitale ed amplia lo sguardo oltre l'emergenza sanitaria per mettere a fuoco pratiche e fenomeni. Nidesh ha scritto un libro molto interessante, non su Trump dal punto di vista politico, ma dal punto di vista della comunicazione politica, dal punto di vista delle dinamiche mimetiche. Il progetto di Nidesh Lowdhur riguarda appunto la teoria mimetica ed è interessante appunto questa analisi, perché ci mostra come appunto la comunicazione politica di Trump faccia affidamento a quello che possiamo chiamare l'inconscio mimetico, cioè una pulsione che tutti noi abbiamo e che molto spesso non ci è cosciente, non ci è presente, a imitare, a assumere dei modelli di riferimento. Ed ora lo sport, partiamo dalla Serie B. Domani alle 21 si apre la decima giornata con l'anticipo fra Ascoli e Pescara, due squadre in difficoltà che si presenteranno all'appuntamento con nuovi allenatori in panchina. Per Breda c'è il debutto, su quella del Pescara sul fronte opposto ritroverà Delio Rossi. Entrambi gli allenatori non si sbilanciano sul modulo scelto. Andrea Costantini. Il primo step della gestione di Roberto Breda è togliere il Pescara dall'ultimo posto in classifica e iniziare la risalita, dovendo fare i conti con una identità di gioco ancora assente e una condizione psicofisica molto fragile. Il match di domani sera al Del Duca servirà a capire se i primi giorni di lavoro del neotecnico hanno dato subito una sferzata a giocatori e ambiente o se il lavoro necessita di molto più tempo. Certo, dall'altra parte, sponda Ascoli, il Delfino non avrà di fronte una squadra che sta molto meglio, anzi, anche il Picchio ha cambiato allenatore affidandosi ma una persona di provata esperienza e competenza come Delio Rossi. Con Bertotto in panchina il bilancio è stato di una vittoria, due pareggi e cinque sconfitte. La classifica dice che il Pescara ha un punto in meno e una partita in più. L'Ascoli martedì prossimo recupererà la gara di Pisa. La curiosità su entrambi i fronti è capire come giocheranno le due squadre. Lo stesso Breda in carriera ha utilizzato più moduli e l'allenatore in conferenza non ha voluto fugare i dubbi riservandosi questo piccolo vantaggio. Il 3-5-2 sembra quello più indicato per non stravolgere troppo l'assetto della squadra rispetto alle ultime apparizioni dell'era Oddo. Davanti a Fiorillo è ipotizzabile il trio di difesa composto da Balzano, Bocchetti e Scognamiglio. I due quinti saranno Bellanova a destra, Jarosinski a sinistra. Mirko Valdifiori tornerà a dirigere il centrocampo e ad avere una rinnovata centralità nel progetto tecnico. Le mezze ali saranno Busellato e Maestro. Quest'ultimo tornerà a giocare più basso, non più da trequartista ma con licenza di inserimento per sfruttare la capacità di vedere la porta. In attacco con Galano ci sarà probabilmente Bocic, in quanto Seter non ha i 90 minuti e potrebbe partire dalla panchina. Fuori causa Masciangelo e Asensio, oltre a Drudi e Del Favero. Sulla sponda bianconera Delio Rossi dovrebbe rinunciare al prediletto 4-3-3 e affidarsi ad un 4-2-3-1, senza però uno dei pilastri della difesa, l'ex Riccardo Brosco, squalificato. Davanti alle ali, difesa con Pucino, Avlonitis, Spendhofer e Sini. I mediani Saric e Cavion, gli esterni Kragl e Gerbo. Sabiri alle spalle della punta Baic. Gara speciale per Delio Rossi, ex del match e con un legame forte con il suo ex giocatore e allievo Roberto Breda. Nel momento stesso che ce l'hai come sotto le tue dipendenze, la loro carriera dipende da te e la tua carriera dipende da loro, quindi non sei alla pari, cioè nel senso che per forza di cose ce ne sono le gerarchie, cioè sono io che comando e lui esegue sotto questo punto di vista. L'amicizia si instaura quando invece c'è un rapporto di parità. Chiaramente nel momento stesso che non è più un mio giocatore ho potuto apprezzare anche la persona e devo dire che Roberto era un giocatore intelligente, adesso sicuramente sarà un allenatore intelligente. Per di più sono rimasto legato a tutte le squadre che ho allenato e quindi sono rimasto legato anche al Pescara. Sicuramente è una partita delicata, due squadre penso che non pensavano di trovarsi in questo momento in questa situazione di classifica, però da lì a dire che basta cambiare un allenatore per invertire una tendenza mi sembra esagerato. Non vorrei che fosse questo discorso, cioè questo discorso dalla partita della vita, la partita
da dentro fuori, o si vince o si muore. Secondo me sono tutte le partite della vita, secondo me anche l'allenamento di oggi è l'allenamento della vita. La trasferta del Duca è anche storicamente ostica e avara di soddisfazioni, anche se proprio la scorsa stagione il Pescara, guidato da Zauri, è stato in grado di espugnare Ascoli 0-2 con le reti nel finale di Galano e Busellato su rigore. Prima di allora un solo blitz al del Duca, peraltro in Serie A, 0-1 con guizzo di Berlinghieri. Prima di allora 12 le vittorie casalinghe del Picchio e appena 3 pareggi. L'arbitro dell'incontro sarà il Luzzi di Molfetta, con cui il Pescara ha 5 direzioni. Pescara-Novara 1-0 del 2017 e Cosenza-Pescara 1-2 dello scorso campionato. Un pareggio, Pescara-Cosenza 1-1 nel marzo 2019, due sconfitte, Pescara-Cittadella 1-2 dello scorso febbraio e Pescara-Parma 1-4. Ben 11 le direzioni con l'Ascoli, che ha conseguito 4 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte. Adesso andiamo ad ascoltare le parole di Breda, che ha parlato dei primi giorni di lavoro con la squadra biancazzurra. Non si è sbottonato troppo, ma conferma di voler vedere una squadra con un calcio più verticale. Quello di Ascoli sarà dunque un banco di prova importante per impostare il lavoro nelle prossime settimane. L'atteggiamento mi è piaciuto un sacco, perché ho visto una buona voglia di mettersi a disposizione e di andare oltre le difficoltà. Poi all'inizio forse anche normale col cambio del tecnico, però al di là del fatto che sia normale mi è piaciuto come hanno accolto il mio lavoro, e credo che il materiale umano a disposizione sia buono. E cerco sempre, quando arrivo, di pulire un po' le menti, perché se vengo chiamato vuol dire che la squadra non sta vivendo un momento emotivo importante, e di farli concentrare su cose concrete di campo. Che squadra ha trovato dal punto di vista del morale? Lei poco fa parlava di dover un po' ripulire la mente dei giocatori, ma soprattutto sotto l'aspetto fisico. La vera analisi la fai durante la partita, la prima partita che hai, perché a volte puoi non correre per magari per un discorso di condizione, a volte puoi anche non correre per un discorso di quello che gli chiedi in campo. E quindi bisogna vedere con l'idea che ho in testa di calcio come loro stanno e come loro la interpretano. Domani è il vero banco di prova, perché a dire di tutto quanto la settimana si è svolta bene, però quello che conta nel nostro mestiere è la partita di campionato, e quindi domani avremo tutte le varie considerazioni da fare. A me piace una squadra che abbia intensità, che abbia una capacità fisica da andare sempre. Ma con questo non sto criticando, non sto dicendo che prima non lo facevano, appunto. A me piace partire da adesso. Per me il momento zero adesso. Prima serve a me per degli spunti, ma non certo per usarlo per dire bisognava fare così o è stato fatto male questo. Io questo non mi permetterò mai. Allora, come idea, sì, è vero che a me, rispetto a Mister Oddo, a Massimo, mi piace più andare in verticale, questo sì. Al di là che poi non è che voglio andare direttamente con un passaggio e basta, ma voglio arrivarci con... Però mi piace andare avanti il più velocemente possibile. Anche sulle palline attive, sì, abbiamo provato delle soluzioni diverse a quelle fatte prima. Adesso la Serie C, il centrocampista del Teramo, Francesco Bombagi, fotografa la situazione in casa biancorossa dopo il pareggio di Francavilla Fontana in vista del match interno contro la Vibonese di domenica pomeriggio, soprattutto rispetto alla gestione delle partite, che hanno visto recentemente il Diavolo affrontare formazioni che sono partite subito forte. Sentiamo. Non credo che sia un discorso che ci stia mancando qualcosa. È un discorso di processo di crescita. Delle volte siamo partiti noi a razzo i primi minuti, delle volte troviamo delle squadre che stanno bene in un momento fisico in cui stanno bene e riescono a partire loro forte. Magari ci è mancata qualcosa dal punto di vista di gestione di quella situazione a livello di squadra, di capire che era il momento degli avversari. In quel momento dovevamo viverlo in maniera diversa, magari. Invece delle volte abbiamo provato a reagire con la nostra arma, che era quella dell'intensità, dell'andare oltre il, diciamo, momento difficile, e non siamo stati capaci di... Abbiamo perso un po' le distanze e abbiamo favorito così il gioco degli avversari. È una questione di reagire alla situazione. Ok, l'avversario parte forte, posso reagire provando ad andare più forte di loro, delle volte ci riesci, delle volte no, oppure posso reagire aspettando una
attimino, compattandomi e provano a giocare in un'altra maniera. Secondo me va della maturità della squadra, che ancora, diciamo, stiamo continuando il processo di crescita, quindi sono situazioni che devi anche vivere. Ci è successo nelle ultime due partite con la Ternana, che è partita a razzo, e con Francavilla, ci ha trovato due imbucate e ci hanno un pochettino, diciamo, messo alle corde, come quando fa un contro un pugile, diciamo, non è che può stare a picchiare, delle volte deve prendersi, mettere all'angolo e prendere meno colpi, diciamo, di quelli che potresti prendere. Dal punto di vista di squadra è anche vero che abbiamo tante partite dove siamo stati noi a tritare l'avversario, quindi trovarsi anche nelle situazioni dove l'avversario reagisce colpo su colpo ti porta a migliorare su altri aspetti, quindi questo intendo sostanzialmente, si può migliorare su rispondere meglio all'urto dell'avversario, a rimanere ancora più compatti del normale, senza snaturarci, senza perdere le nostre caratteristiche che ci hanno portato fino a qua, che è già un buon punto. Alla fine un po' tutte le squadre vorrebbero fare quello che abbiamo fatto noi nelle prime partite, penso che sia una cosa bella da vedere da fuori, quindi già se pensano di voler giocare come noi vuol dire che noi abbiamo fatto bene. Non c'è stato questo timore, diciamo. Come ho detto, siamo stati bravi secondo me a gestire il momento dopo. Abbiamo sbagliato quel quarto d'ora iniziale, però poi la squadra penso sia venuta fuori bene, anche già nella seconda parte del primo tempo avevamo costruito qualcosa di interessante. Non è un campo facile, secondo me tante squadre lasceranno i punti a Francavilla se li trovano in questo stato di forma, soprattutto senza assenze e senza nessuno. Il campo era molto piccolo, molto veloce, quindi un pochettino, diciamo, che limita anche, tende a fare più confusione su un campo del genere. Francavilla, credetemi che le immagini non rendono giustizia, perché sembra che esce di un po' dal campo. Se guardate la mia espressione, io faccio il passo per andare a esultare, perché la palla con un po' di vento si è spostata, perché è stata clamorosa da vista frontalmente. Non ho imprecato, non impreco per le cose brutte, quando mi capitano cose brutte, in verità. Cioè un po', se si dispera per altre cose, sono abituato così, quindi diciamo che più per la punizione da Francavilla che per il momento negativo. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per averci seguito, i nostri servizi sono come sempre on demand sulle piattaforme YouTube, sui social e sul sito tv6.it. Da parte mia l'augurio di una buona giornata, il TG6 torna alle 19.